Nanomind.hacket attraverso Antea, 1 agosto 2024, ore 5:44. I fratelli dello spazio, a cura di VB. Ardek. Miei adorati figli, siate prudenti e non agite di impeto. Le cose sono cose, ma voi siete voi. Adorati figli, agite e non parlate. Amate e non abbiate timore alcuno. Chi sente vede, chi vede è realmente vivo. Operate e non prestate orecchi a chi non è ancora pronto. Operate e amate, perché è così che lo spirito amplia le sue braccia. Siate il cuore e non la mente. Chi vuole essere mente tornerà per sperimentare ancora. Siate fermi ed autorevoli. Chi insiste e non rispetta non è pronto. Chi saprà aspettare avrà fatto dell'attesa prezioso strumento per il raggiungimento del fine più nobile di sempre, agguantare il mistero mai risolto del cosmo e nella reincarnazione il processo. Imparate anziché guardare, vedete, pregate e siate pronti. Alcuni poteri forti su questo pianeta vogliono dar luogo ad una manipolazione e coercizione di massa anche da remoto, attraverso l'utilizzo della tecnologia denominata nanomind, che si basa su una tecnica chiamata genetica magnetomeccanica MMG, che permette la creazione di nanomateriali specializzati e regolabili a distanza tramite campi magnetici. Figli, non è più il tempo di perdere tempo. Non potete farvi distrarre da bassezze e stupide osservazioni. Noi dobbiamo trasmettere importanti informazioni e voi dovete essere armoniosi. Non dovete lasciarvi distrarre da niente e da nessuno. Siete la mia mano in questo mondo. Siete i miei figli e vi amo di un amore che è impossibile a voi in questo momento comprendere. Nessuna delle vostre parole è adatta a spiegarlo, fermo restando che non può essere spiegato poiché sacro e puro. Un giorno sarete immersi in questo amore, oggi ne siete sostanziati e ne sprigionate il profumo a chi è pronto a farsene ambasciatore. Quiete e pace nel vostro animo sono sempre con voi, sempre. Sappiate che separarvi è impossibile. Non potrà mai accadere. Abbiate cura l'uno dell'altra e siate gioiosi. Ardek, vostro padre. Commento. Ripetiamo per chi è interessato alle comunicazioni dei fratelli dello spazio. Molti anni fa gli amici di Evolvenza, che sono medianisti, hanno seguito per molto tempo in località Castelli, vicino Roma, lo strumento Wanda, che riceveva i fratelli dello spazio della civiltà Enu. Pubblichiamo ancora le comunicazioni della cara Wanda ormai trapassata. Da poco tempo seguiamo le comunicazioni di Ardek attraverso lo strumento Antea. Ardek è un fratello dello spazio di una civiltà diversa dalla Enu. Grazie per l'attenzione.